Tutto il mondo è paese. Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. La Federazione degli Industriali della Thailandia ha dichiarato che non c'è bisogno che le persone corrano ai negozi a fare scorte di cibo, in quanto la Thailandia è un paese produttore di cibo e non c'è pericolo che le scorte si esauriscano. Ha aggiunto inoltre che la Thailandia è un grande produttore di riso, di noodles, di conserve di pesce, di carta velina, di acqua potabile e via discorrendo, e non esaurirà tanto facilmente o tanto velocemente queste scorte. Inoltre i thailandesi non devono preoccuparsi, in quanto la federazione ha parlato con i grandi produttori di cibo thailandesi e hanno confermato che non c'è carenza di cibo. E se attualmente sembra che nei supermercati c'è carenza di cibo, questo è dovuto al fatto del panico che ha avuto la popolazione thailandese, che è corsa sul mercato a fare incetta di beni alimentari, per cui gli scaffali sembrano vuoti, ma il cibo c'è. Infine, la federazione ha detto che allo stato attuale le ditte che producono alimenti sono solo al 60% del loro ritmo lavorativo e che presto potrebbe convocare una conferenza stampa, appunto i capi di queste ditte che producono alimenti, per parlare al pubblico e spiegare effettivamente com'è la situazione e, se del caso, può anche chiedergli di aumentare la produttività, non so, al 70-80%. Ecco. Per questa notizia è tutto, ti inviterei a lasciare un like, a condividere questo video sui tuoi social e ti inviterei inoltre, se vuoi, a iscriverti al gruppo Telegram Intanto in Thailandia, di cui lascio l'indirizzo sotto in descrizione. Noi ci vediamo il prossimo video.